Trasportare oggi in collaborazione con Eventi, eventi, formazione e informazione per il mondo del trasporto. Cari amici in camion e fuori dal camion, benvenuto ad una puntata davvero speciale di Trasportare Oggi On Air da Luca Barassi e da Ferruccio Venturoli, che vi parlano dal Museo Nicolis di Villafranca di Verona, dove si sta svolgendo la 7ª edizione di Zero Gradi, divenuto ormai un vero e proprio happening della catena del freddo. Proprio così, e in questa puntata, in onda il 29 giugno, vi racconteremo momento per momento ciò che sta accadendo qui a Verona oggi, il 15 giugno. A partire dall'accoglienza al museo, dove all'esterno si sono potuti ammirare le ultime novità dei partner dell'evento, ovvero il Fuel Hero 490 cavalli di Iveco, il MAN TGM allestito per il MAN for Fresh e il DAF XD 450 Fan, un carro isotermico di 12 metri. E poi i tre semirimorchi della Kögel, Lambert e Daikin. E dopo il Welcome Coffee, la mattinata è cominciata con i quattro workshop di approfondimento a cura di Lambert, ZF, Kögel e Geotab. Per poi gustare la visita guidata al museo con una collezione di oltre 200 auto d'epoca, il pranzo offerto da Iveco e infine passare alla seconda parte della giornata con il convegno istituzionale. Un convegno che si è focalizzato sulle nuove fonti energetiche per efficientare il trasporto a temperatura controllata, introdotto da Massimo Marciani, che sentiremo tra poco. Molto attesa poi la premiazione delle eccellenze della catena del freddo, gli Zero Gradi Award, quest'anno patrocinati da Transfigurut Italia e premiati con l'esclusivo trofeo realizzato da Citoin. La giornata non poteva concludersi se non con un brindisi di saluti e di arrivederci al prossimo anno. Ma ora, Ferruccio, buttiamoci nella mischia, lascio a te il microfono per tutti gli approfondimenti. Grazie Luca. Si sono appena svolti i quattro workshop a cura dei partner dell'evento, Kegel, Lambert, ZF, Transix e Geotab. E a moderare questi incontri i due colleghi, Andrea Trapani e Fabrizio Del Nogare. Andrea, cosa è uscito da questo workshop? Abbiamo avuto due workshop, i primi due molto interessanti. Il primo ha trattato della qualità della salute e la catena del freddo, è stato a cura di Lambert. Abbiamo avuto ovviamente un rappresentante importante di Lambert come Raffaele Campus, che ha guidato in un fil rouge anche due importanti partner, Coninpharma rappresentata da Valerio Capuzzi e Bommi Group da Nicola D'Onofrio. Nel secondo workshop, subito a seguire, è seguitissimo anche questo come il primo, un paradosso industriale svelato. Il protagonista è stato ZF Transix con Stella Silvestri, che ci ha spiegato come un gigante settore automotive crea valore per gli operatori di tutta la catena del freddo. Fabrizio Del Nogare ha chiuso la mattinata con gli ultimi due workshop. Fabrizio, cosa ne è uscito? Sì, con Kögel Italia abbiamo affrontato il tema del parco circolante, abbiamo parlato di evoluzione tecnologica, di sicurezza e di normative, di ciò che ci attende da qui ai prossimi anni. Invece con Geotab siamo tornati a parlare di dati, in particolare di un caso applicativo nel settore farmaceutico che ha visto protagonista sia Geotab, Univex e anche la società Veicoli, uno spin-off del Politecnico di Torino. Silvio Nicolis è il presidente del Museo Nicolis. Signor Nicolis, mentre gli ospiti si stanno godendo la visita di questo splendido museo, proviamo a raccontarlo. Il Museo Nicolis è la realizzazione del grande sogno di mio padre, che lo ha fondato, un uomo degli anni 30, nato povero, che con la bicicletta, oppure il cavallo e il carretto, andava a raccogliere la carta che gli altri buttavano. Incrociando i primi camioncini si è appassionato di meccanica e ha iniziato a raccogliere non solo la carta ma anche tutti gli oggetti che gli altri buttavano. Da lì si è scatenato questo grande amore appunto per i motori, che gli ha consentito di mettere insieme centinaia di auto d'epoca che oggi esponiamo al pubblico, ma non solo, anche moto, bici, strumenti musicali, macchine per scrivere, macchine fotografiche. Le collezioni sono 10 e tutte opere dell'ingegno dell'uomo, quindi oggi in questi 6.000 metri quadri è possibile compiere un bellissimo viaggio nel tempo e poter ripercorrere un po' la storia dell'uomo e di tutte le invenzioni del Novecento. Siamo aperti dal martedì alla domenica e ci trovate su tutti i social, compreso internet, con la parola Museo Nicolis. Ma che succede? Ma lei è Enrico Brignani? No. Come no? È lei. Brignano, con la no. Ma qui non si passa. Lo so, il furgone del mio socio è andato. Digli di comprarsi un daily. Ma si è perso dei pezzi, fa fumo. Senti che rumore, cataclin, cataclin. Appunto, digli di comprarsi un daily. Ma Nino, Brignano dice di comprare un daily. Certo, la risposta è sempre daily. Iveco Daily, in pronta consegna subito tuo. Scoprilo in concessionaria o visita il sito iveco.it. La risposta è sempre daily. Siamo alla fine della prima parte della trasmissione, a risentirci tra pochissimo, sempre per parlare della giornata di Zero Gradi. Restate con noi.
Trasportare oggi in collaborazione con Eventi, eventi, formazione e informazione per il mondo del trasporto. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi On Air con Luca Banassi, Ferruccio Venturoli, numerosi ospiti di questa puntata speciale dedicata a Zero Gradi. In questo momento, come forse potete sentire in sottofondo, si sta svolgendo il convegno Le nuove fonti energetiche del trasporto a temperatura controllata, argomento centrale di questa giornata che, lo ricordiamo, ha come argomento portante la cold chain e la sua gestione nei vari ambiti di applicazione, dai farmaceutici al food. Ad aprire il convegno è stato Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, che ha dato poi il via a una tavola rotonda con Nicolò Bergins, responsabile relazioni Senedialis, Maurizio Di Blasio, senior sales engineer di Web Rit Italia, Mauro Muffredini, responsabile marketing di DAF Veicoli Industriali, Corrado Paolazzi, product marketing manager divisione track di MAN e Bus Italia, e Valerio Vanacore, responsabile trazioni alternative di Iveco Mercato Italia. Dottor Marciani, si è concluso il momento clou di questa giornata. Di cosa si è parlato? Qual è stato il focus? Allora, è stato veramente molto interessante, perché la possibilità di confrontarsi con tutti gli operatori della filiera, con tutta la catena del valore del trasporto a temperatura controllata, è sicuramente un'occasione per poter riflettere sui temi della sostenibilità e della transizione energetica ed ambientale. Abbiamo parlato dei biofuels, abbiamo parlato del biometano e quindi della possibilità di trovare una via italiana alla transizione verso il futuro, che sicuramente sarà un futuro elettrico e sarà un futuro sfidante per un'industria che è l'eccellenza italiana in questo settore. Momento atteso qui a Zero Gradi è l'assegnazione degli Zero Gradi Award. Chiediamo al professor Paolo Volta, presidente della giuria, quali siano i criteri per l'assegnazione del premio. I criteri sono molteplici, si va da un'analisi del bilancio a una verifica delle certificazioni, ma soprattutto l'esame, la disamina dei progetti di fattibilità e sostenibilità ambientale che l'azienda sta portando avanti o ha concluso o ha in animo di sviluppare nel breve periodo. Grazie. Quest'anno lo Zero Gradi Award è stato patrocinato da Transfrigoroute, con Umberto Dorello, il suo presidente, che ha consegnato i premi. Allora, presidente, perché questo patrocinio e chi sono stati i vincitori? Salve, buon ascolto a tutti. I vincitori sono state due aziende, che poi io ritengo che tutte le aziende del trasporto refrigerante dovrebbero ricevere un premio ogni giorno, ma oggi sono emerse due aziende del settore. Ci abbiamo l'azienda Rimboni per quanto riguarda il trasporto farmaco, l'azienda Gima Trans per quanto riguarda il trasporto refrigerato 4 gradi. E sono due aziende tipiche e importanti del territorio, hanno fatto anche loro la differenza come tante altre aziende del settore nel periodo della pandemia. Sono le aziende che hanno contribuito a riempire i famosi carrelli che ognuno di noi siamo andati ai supermercati e abbiamo potuto trovare la nostra merce, quindi con loro come tante, quindi abbiamo scelto le tue aziende che non si sono fermate, hanno chiesto aiuto ai loro dipendenti e non si sono fermate un giorno. Zero Gradi è un evento organizzato da Eventi, una realtà che ha due anime, quella di Trasportare Oggi e quella di Vado e Torno. E allora, con Maurizio Cervetto, direttore di quest'ultima testata, facciamo un bilancio di questa giornata. Siamo molto contenti, abbiamo avuto un sacco di presenze, molto pubblico, e questa giornata, che è diventata un vero happening, direi che è il momento più importante dell'anno per il trasporto a temperatura controllata. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità, abbiamo avuto più partner e abbiamo avuto più veicoli in esposizione nel nostro parco, e abbiamo fatto anche più workshop durante la mattinata, veramente con molta affluenza. Poi abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni prima del tempo, perché la gente era troppa, non ci sta. E quest'anno abbiamo fatto anche la diretta streaming, che si può vedere su tutti i canali social delle due testate e di Eventi. Addirittura abbiamo messo un mega schermo nel piano terra per dare modo a chi non trova posto in sala di seguire comunque l'iniziativa. Direi che è andata veramente molto bene e tutti gli sponsor mi sembrano anche molto soddisfatti. E anche oggi purtroppo siamo arrivati alla fine della trasmissione, ma se vorrete noi ci possiamo risentire giovedì prossimo, stessa ora e stessa radio, per un'altra puntata speciale, questa volta tutta dedicata a Scania. E allora, a giovedì prossimo. Ciao!
Trasportare oggi in collaborazione con Eventi, eventi, formazione e informazione per il mondo del trasporto.